Ciao, ciao a tutti amici, bentornati sul canale. Io lo sto ridendo perché qui, al lato qui, non potete immaginare la montagna di libri che ho. Me ne vergogno, mea culpa, mea grandissima culpa. Un minuto di silenzio. Perché? Perché vi farò vedere un haul pazzesco. Bellissimo, mega galattico, avvenuto dopo il mio fioretto, dopo il mio periodo di fioretto. Allora, no, ma a mia discolpa c'è questo, che appunto c'è stato il periodo del fioretto e quindi io 40 giorni senza acquistare libri, per amanti dei libri come me, della lettura come me, è difficile come situazione e quindi ho dovuto subito recuperare, ho dovuto in breve tempo. Ho dovuto recuperare comprando in libreria, facendo ordini online, commissionando ragazzo padre per appunto per acquistare libri e quindi ho dovuto mi sono dovuta rimettere in carreggiata, diciamo, con i miei standard, quindi ecco, quindi tutto a mia discolpa. Mettetevi comodi, direi di iniziare veramente. Comodi, comodi. Allora, ho inforcato i miei occhiali perché ovviamente devo leggere, quindi attenzione. Allora, io inizio subito dicendo questa cosa. Credo di averla detta anche un paio di volte su Instagram, Instagram di cui vi metto il mio profilo, il mio nick del mio profilo per chi volesse seguirmi. Ogni tanto faccio storie, non sono molto frequente sia nei post che nelle storie, però mi piace e ogni tanto posto o pubblico qualche cosa. Allora, invito qualche booktuber, se qualche booktuber mi sta guardando, ha aperto il canale, ha aperto il video, eccetera, invito veramente, magari fa video anch'essa, di dire, non dico sempre, quando può. Magari anche il font dei libri che cita, che menziona. Questo perché? Perché magari tra i follower che lei ha, che tu hai, forse c'è qualcuna che come me ha dei problemi di vista, è ipovedente, vede poco, in generale, e aiuti tantissimo nell'acquisto del libro stesso. Quindi, ti prego, se mi stai ascoltando, se tu booktuber o bookstagrammer, non so come si dice, mi stai guardando, quando puoi, se puoi, scrivi una piccola nota, il font è grande, il font è piccolo, in modo da guidarci a un acquisto più tranquillo. Chiusa parentesi, direi di iniziare. Allora, il mio ragazzo, vedendomi in crisi, mi ha acquistato, ma leggerò poi con il tempo, veramente, non è che voglio essere una divoratrice assidua di libri, mi ha acquistato Le Sette Sorelle di Lucinda Riley. Io questo non so se già ve l'ho fatto vedere o qui o su Instagram, però penso su Instagram. Questa è una saga, allora, ad esempio il font è medio piccolo di questo libro, purtroppo, quindi penso che impiegherò tantissimo a leggerlo. Il costo è di 9,90 euro. Questo l'ho acquistato, me l'ha regalato il mio ragazzo, acquistato a Panorama, ebbene sì, anche nei supermercati. Vi dico questo aneddoto: nei supermercati ci sono degli acquisti veramente top, perché ci sono dei libri anche vecchi con prezzi, cioè scontati tantissimo, dal 15 al 20%, quindi direi di approfittare. Non esistono solamente le librerie, ricordatevelo, sapevatelo. Questo è di 540 pagine. Lo leggerò anche perché è l'inizio di una saga, sì, di una serie di libri. Sono sette libri, appunto, Le Sette Sorelle, che narra la vicenda di queste fanciulle. Poi andiamo avanti. Un acquisto compulsivo, dettato dalla curiosità, devo dire la verità, di un autore molto controverso, ovvero David Foster Wallace. Io ho voluto iniziare con il botto, leggendo di lui, perché
Però penso che inizierò da qualche altro suo, da qualche altra sua opera, perché questa mi sembra un po' troppo pesante per i miei canoni. Comunque ho voluto intanto prenderlo e averlo nella mia libreria. Sto parlando di Infiniti Jest. Un bel mattone pagato 19 euro di più di 1000 pagine, mi sembra 1050 pagine, scritto molto piccolo. Però mi ha incuriosito tantissimo, mi incuriosisce l'autore anche perché ho letto la sua vita, la biografia dell'autore stesso e sono rimasta un po' sconvolta per quanto riguarda appunto la sua vita e le sue vicende personali. Un autore un po' controverso, ne parleremo. Però vorrei acquistare prima altro e leggere altro di lui. Vedremo anche questo. L'ho acquistato. Non mi ricordo in quale libreria, credo nella libreria Coop, perché come sapete anche la Coop affiliata a una libreria, io ho la tessera anche lì e ne ho voluto insomma approfittare e l'ho comprato lì. Ancora Scia Supermercati, ancora Panorama, sto parlando di Le sette morti di Evelyn Hardcastle, anche io sono caduta nella trama, nella trappola, non nella trama, nella trappola. Praticamente ne hanno parlato tutti di questo romanzo, non lo leggerò adesso ovviamente perché è un giallo, noir, thriller, un po' come si dice, soprannaturale, di questo genere qua. Allora, togliamo una fascetta, ok, che non ci interessa. Allora, questo è scritto, devo dire, font non grandissimo ma grande, pagato tanto secondo me perché sono 18 euro, l'ho pagato a prezzo pieno e non ho ancora librerie, questa volta Mondadori di Marzouk Zusak, Il Ponte d'Argilla. Questo sono molto 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 curiosa. Molto 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 curiosa. Edito da Frassinelli, dall'autore Storia di una ladra di libri. Io non l'ho letto, quindi non so, però ho letto l'anteprima di questo romanzo in ebook. Mi piacque, mi è piaciuta tantissimo e quindi ho deciso di farmi regalare questo libro. Questo me l'ha regalato mio padre a un prezzo infatti di 20 euro. Tanto. Tanto tanto per un libro, nonostante sia quasi di 500 pagine, però secondo me costa un po' troppo. Qui non vi sto a dire le trame, ragazzi, perché altrimenti affittiamoci, mettiamo 8 anni e mezzo, il video diventerebbe troppo troppo lungo. Sempre supermercati, ancora Panorama, ho trovato in offerta un romanzo di un autore che voglio conoscere sempre di più. Io ormai ho intrapreso la strada della letteratura americana, degli autori americani, e penso che non mi fermerà più nessuno in questa impresa perché sto conoscendo degli autori pazzeschi. E di questo devo solamente ringraziare Marika di Mary's Reading. Non terminerò mai di ringraziarla perché alla soglia dei 40 anni sto scoprendo un mondo pazzesco. E ahimè, dico ahimè, poi vi dirò il motivo, sono voluta. Ho voluto cimentarmi nella scoperta appunto di un autore un po' particolare. Sto parlando di Philip Roth e ho acquistato appunto non per 13,50 euro, ma mi sembra per 10 euro. Mi sono accaparrata La macchia umana. Edito ovviamente, come potete vedere dalla copertina, dall'Einaudi super tascabili delle Einaudi. Un libro di quasi 400 pagine, quindi 395 pagine, scritto relativamente, scritto in font piccolino. Io di solito libri di questa portata, di questa lunghezza, impiego 3 giorni a leggerlo. Non mi vergogno, per leggere questo libro ho impiegato quasi una settimana. Ve la dico, è un autore da scoprire. Perché mi ha sconvolta, nel senso che ho odiato, rare volte mi capita, ma mi è capitato ancora questa volta, dopo tanti anni.
Non ho mai odiato così tanto il protagonista di una storia, di un romanzo. Io il protagonista di questa storia l'ho odiato fin dalle prime pagine. Lasciamo perdere il pezzo, diciamo, del razzismo, pseudo-frase razzista che Coleman abbia potuto dire durante la sua lezione all'università. Parliamo di un insegnante, di un preside di una prestigiosa università, che è stato accusato di razzismo per aver detto una frase, una par no, una frase, una parola, una semplice parola che è stata malinterpretata. Spook ha il significato, lui ha dato il significato spook di fantasma. Perché? Dovuta all'assenza di due studenti durante la sua lezione. Lui non sapeva minimamente che questi due studenti che mancavano alla lezione fossero neri, fossero di colore. E quindi lui ha detto questa parola, spook. E invece è stata mal interpretata, perché spook ha diversi significati. Non significa solamente fantasma, ma significa anche, a livello molto dispregiativo, negro. Per questo motivo è stato allontanato dall'università. Tutta la storia nasce da qui. E lui, tramite un suo amico, un suo vicino di casa, poi in realtà lo ingaggia per scrivere un libro sulla sua vita. E quindi, praticamente dai primi anni di scuola sino a questo momento in cui è stato allontanato dall'università. E quindi noi cosa vedremo? Vedremo la storia di quest'uomo, no? Di quest'uomo, la vita, ecco, vedremo la sua vita. Io non vi dico nient'altro, perché l'ho odiato? Perché ho reputato quest'uomo, questo Coleman, di un cinismo, di una volgarità, arroganza, narcisista, cioè un uomo, disgustoso. A mio parere disgustoso, traditore, ha tradito la moglie, amante delle donne fino all'infinito, proprio in dismisura, stava con una, andava con un'altra. Questo forte narcisismo, questo forte egoismo me l'ha fatto odiare questo protagonista fin dall'inizio. Concordo molto con la recensione che ha fatto di questo libro Martina del canale Ima and Books. Vi lascio in caso il suo canale, qui giù nell'info box. Lei ha dato un'interpretazione di questo romanzo veramente pazzesca e io concordo pienamente. Ho apprezzato molto di più la figura di un ex militare, povero, veramente non mi va di dire di più di questo romanzo perché andrebbe letto. Parlando dello stile di Philip Roth è uno stile pazzesco, a me è piaciuto tantissimo, ha scritto in maniera magistrale questo romanzo, però voglio leggere altro per capire un po' meglio che persona, cioè dove vuole arrivare, ecco è questo che voglio capire io con i suoi romanzi, dove vuole arrivare, perché mi ha lasciata abbastanza interdetta questa cosa. Vi ho fatto anche una mini recensione, almeno così non devo dedicare un video a questo libro perché proprio non è mia intenzione. Comunque vi ripeto, personalmente ho trovato disgustoso, proprio disgustoso, questo personaggio, il personaggio principale di questo romanzo. Chi di voi l'avesse letto mi fa sapere giù nei commenti che cosa ne pensa perché almeno così ne parliamo. Andiamo avanti. Passiamo poi a due libri di due scrittori coreani, quindi passiamo a una letteratura completamente diversa. Allora, un libro che sto per farvi vedere, uno l'ho già letto, anche perché è molto breve, l'altro no, quindi per farvi una recensione, diciamo così, completa, attendo di leggere anche l'altro. Allora, sto parlando di E adesso di Ahi, editi da non so cosa, non me lo chiedete perché non ne ho idea. Ah sì, Metropoli d'Asia, costo di 10 euro, scritto piccolo ma è di 100 pagine, quindi veramente si legge, io l'ho letto in 2 giorni, ci vuole veramente pochissimo per leggerlo. Questa è una storia veramente agghiacciante, io dico agghiacciante.
E poi di Yu Young, Le origini del male. Questo ne ha parlato, questo è edito dalla Feltrinelli, prezzo di copertina di 17,50 euro, io l'ho pagato 14, mi sembra che era scontato, appunto non ho voluto approfittare. Anche questo è un font, devo dire, medio piccolo, ma molto breve, è sulle 300 pagine, quindi veramente anche questo si dovrebbe leggere in un batter d'occhio. Mi sono buttata all'acquisto di questi libri dopo aver visto un video di Matteo Fumagalli, di cui ne parlava in toni molto entusiastici, quindi ho detto: voglio dare una possibilità, li voglio leggere. diciamo che sono tutti e due dei thriller, ma con storie diverse. Questa, vi ripeto, è stata una storia veramente agghiacciante, molto profonda e molto riflessiva. Sì, da spunti di riflessione, secondo me. Poi adesso arriviamo agli ordini. Gli ordini online, altri ordini online che ho fatto. Allora, no, allora, un po' me ne pento, però no, me ne pento, attenzione, nel senso che mi vergogno, ecco, è la cosa più. Ok. Allora, di Deborah Spatola, Avvento, che è questo è un fantasy, parla di angeli, sono molto, molto contenta e molto curiosa. Dice, prezzo di copertina 17 euro, me l'ho pagato meno, mi sembra sulle 15, 14,50 euro, giù di lì. È abbastanza lungo e purtroppo, ahimè, è scritto molto piccolo. E va bene, non importa, mi impegnerò in caso userò degli ausili per i ipovedenti, non ci sono problemi. È abbastanza lungo anche come libro, penso che sia anche di 700 pagine, se non sbaglio. No, 500 pagine, però è scritto, ripeto, molto piccolo. Però guardate quanto è bella, sia la copertina, che è molto bella anche all'interno, che c'è il continuo, anche un po' angosciante, ma è molto bella, proprio quando parla di angeli. Io boh, vado in fissa con queste storie, quindi questo è edito dalla Dero Res Edizioni, non l'ho mai sentita questa casa editrice, quindi è anche interessante per questo. Poi, continuando sempre sulla scia degli ordini, proprio oggi ho ricevuto quest'ordine da Libraccio, un ordine che ho fatto il 20 aprile, pensate, mi è arrivato l'8 maggio. Pazzesco, però va bene così. Questo è un ordine di cui sono molto molto orgogliosa, molto soddisfatta. Non chiedetemi il perché, ma sono. Ecco, non lo so. Edito dalla Keller, parto da questo, che è un piccolo capolavoro, secondo me. Allora, no, voglio pronunciarlo bene. Max. Blecher, penso che sia così, è un ebreo, era uno scrittore, una persona, un uomo ebreo, è morto all'età di 29 anni, abbiamo solamente due sue opere, purtroppo, e vabbè, questo è un libro molto, molto, secondo me, molto profondo, scritto grande, l'unica pecca è il prezzo, secondo me. Perché 15 euro e per 15,50 euro però secondo me ne vale tutti. Ho questo presentimento. Per 230 pagine è un po' tanto, però è talmente piccolo, compatto, però questa copertina stupenda, secondo me, è proprio bellissima. Cioè, ho detto il titolo, Cuori cicatrizzati. È una storia molto forte, molto, molto profonda, a tratti commovente, perché un po' la trama la so, e ne parleremo sicuramente, sono veramente molto molto curiosa, tant'è che lo inizierò proprio oggi, se riesco. Poi, io amante del western, ho scoperto un mondo pazzesco della letteratura western, non la conoscevo, e sto cercando di recuperare più testi possibili. Questo è il turno di Joe Earl Lansdale, Paradise Sky, cioè già la copertina è tutto dire.
Questo ovviamente l'ho preso da libraccio, 10,80 euro. Allora, ci troviamo nell'antico West. No, vabbè, io sono molto curiosa, molto molto curiosa. La storia appunto di un cowboy di colore che a quei tempi addirittura, no, sto leggendo questa cosa proprio così, io ve la dico proprio, non penso anche di cancellare questo pezzo. Tra duelli e sparatorie, cowboy indiani, Mark Twain e Cormac McCarthy, Paradise Sky è un divertente omaggio al genere e al genere. E il racconto in chiaroscuro di un personaggio eccezionale, capace di incarnare il vero spirito dell'America. Wow. Scritto grande, quindi è un font bello grande. Non vedo l'ora veramente di immergermi in questa lettura che sarà pazzesca. Poi, ultimo, no, penultimo libro. Allora, questo ci tengo particolarmente perché è una chicca per me. È un libro consigliatomi da Teresa del canale Bibucca Lula. Io vi invito veramente a seguirla perché è pazzesca, è veramente una donna con la D maiuscola, elegante, fine. Tratta dei libri, ci mette veramente sentimento e poi spazia moltissimo. Tratta di qualsiasi genere di libro, quindi di romanzo, qualsiasi genere, qualsiasi stile, qualsiasi autore. Veramente seguitela perché merita moltissimo. E guardando un suo video mi sono appassionata a questa storia di Yana Ghiara, penso che si dica così, Una vita come tante. So un po' la trama, però non mi voglio spoilerare nulla perché è un libro a tinte forti, è un romanzo molto forte, con delle tematiche molto forti che voglio affrontare assolutamente. 1100 pagine, ma veramente scritte grandi, quindi lo affronterò in maniera molto serena, molto tranquilla, anche perché Teresa mi ha assicurato che non si sente il peso delle pagine, quindi benissimo, mi fido ciecamente di Teresa. Quindi questo ha un prezzo di copertina, mi sembra di... Tanto, mi sembra sulle 24 euro, 22 euro. Io l'ho pagato pochissimo, ora non mi ricordo, ma sicuramente meno anche delle 15 euro. Quindi sono stata molto, molto fortunata. C'è stato un forte sconto in quel periodo lì su Libraccio e quindi ne ho voluto approfittare. È edito da Sellerio. Troppo, troppo curiosa. Se l'avete letto, fatemi sapere come vi è sembrato, ovviamente senza spoilerarmi niente. Bello, non vedo davvero l'ora, è una piccola chicca e sono veramente contentissima di averlo acquistato. Ultimo, ma non ultimo, regalo del mio ragazzo e sono contentissima. E non sto andando in fissa, dovete sapere, sapevatelo, di autori americani. Con uno in particolare, di questo autore io ho lessi solo qualche libro in ebook, anteprima, le anteprime, cioè due capitoli soli, e me ne sono già innamorata. Dico no, questo autore voglio comprare qualcosa di cartaceo perché lo voglio leggere, cioè lo voglio proprio conoscere bene. E voglio iniziare con questo, innanzitutto l'autore è Cormac McCarthy, che cioè adoro. E con questo, che è la trilogia della frontiera. Ovviamente parla è western, sempre andiamo da quel filone lì, su quel filone lì, quindi letteratura western. E anche questo è scritto grande, qui sono molto contenta. Bel mattonazzo, ma non mi interessa. 19 euro, prezzo di copertina. E edito da Super Edizioni Tascabili, pensate un po'. E racchiude i tre libri. Che vengono venduti singolarmente, io però li ho acquistati ovviamente. Qui sono racchiusi tutti e tre, si fa prima. Cavalli selvaggi, oltre il confine, città della pianura. Pazzesca. Questa mi è stato consigliato da Marika, Mary's Reading, che ringrazio tantissimo, grazie Marika. Non finirò mai di ringraziare Marika io. E quindi niente, sono veramente curiosissima di leggere anche questo. Come avete visto, ho da leggere almeno penso per un anno, ma non sarà così, perché ho la lista dei libri che vorrei sempre più lunga. Quindi, ah, voglia i libri ancora che devo prendere.
ne ho. Sto bramando uno e penso che me lo farò o per regalo di compleanno o per regalo post-interventino all'occhio, se tutto va bene. Quindi penso che sarà uno dei miei regali pazzeschi che mi farò brevissimo, perché costa. È lo sport dei re. Sapete cosa? E questo è il problema. Io non devo vedere la sera a luna i video delle altre booktuber, perché è un disastro. Io ho scoperto questo libro dopo aver visto un video, non mi, di libri come il pane, non mi ricordo come si chiama la ragazza, ma veramente, cioè, si è messa a parlare di questo libro in un modo pazzesco, no, deve essere mio. Vado a vedere il prezzo, 24 euro. Aia, dico, aspettiamo un pochino. Chi di voi magari volesse fare un regalo? Potrebbe approfittare, non so. Ecco, si chiama Lo sport dei re. Ovviamente parla di cavalli, di ippica, di due famiglie controverse, una ricca e una povera, che hanno comunque la stessa passione comune, i cavalli, l'ippica. Solo che quella, ovviamente, che ha i soldi, ha un allevamento di cavalli che corrono, quindi, e da lì si dipana tutta la storia. Io non, veramente mi accusano tantissimo quella storia. È un bel mattonazzo di 600 pagine, ma io lo voglio quel libro, deve essere mio. Va bene ragazzi, io penso di avervi anche rotto le scatole, qui ho una marea di libri da mettere a posto, mi sento male. Vi saluto, vi ringrazio per aver visto anche questo video, vi mando un bacio grande, ci vediamo alla prossima sempre qualora vogliate.